Le piante sono in assoluto gli organismi che meno conosciamo sul pianeta Terra e nello stesso momento sono anche gli organismi di gran lunga più diffusi. Pensiamo che tutti gli animali insieme rappresentano lo 0,3% della vita, mentre le piante sono l'85%. Bene, dalle piante noi possiamo ottenere letteralmente tutte le soluzioni per il nostro futuro, dall'approvvigionamento energetico a nuovi materiali, a nuovi alimenti, a nuove medicine. Tutto è presente nel mondo vegetale e questa è una fondamentale verità che dovremmo imparare al più presto a capire. Le piante sono a tutti gli effetti degli organismi intelligenti. Se noi intendiamo come intelligenza la capacità di risolvere problemi, allora le piante non soltanto sono intelligenti, sono addirittura brillanti. Hanno imparato e riescono continuamente a risolvere tutti i problemi della loro sopravvivenza. Lo dimostra il fatto che sono qui da centinaia di milioni di anni e che sono molto più resistenti alle avversità ambientali di quanto lo siamo noi animali. Le piante hanno memoria, le piante imparano, le piante hanno una sensibilità che è molto superiore a quella degli animali. Le piante hanno vita sociale e comportamenti, non c'è assolutamente nessuna differenza di tipo qualitativo fra ciò che caratterizza gli animali e ciò che caratterizza le piante. Gli animali sono mobili, le piante sono immobili, e questa è l'unica differenza. Il Premio Lombardia in Ricerca è una straordinaria iniziativa. Qualunque tipo di iniziativa che avvicini la cittadinanza alla scienza è benvenuta. In questo caso stiamo parlando di qualcosa di più, perché è un premio molto importante sia dal punto di vista del prestigio che anche dal punto di vista dell'importo economico, che fanno sì che veramente questa sia un'iniziativa benemerita. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è migliorare la qualità della nostra ricerca, farne sempre di più e diffondere le scoperte nel grande pubblico.